Assessore, quali sono le caratteristiche nello specifico? Le caratteristiche di questa carta d'identità su formato elettronico sicuramente sono più vantaggiose rispetto a quelle contenute e previste nella vecchia carta d'identità in formato cartaceo. Innanzitutto, oltre a contenere i dati anagrafici del titolare della carta, ci saranno inclusi il codice fiscale e le impronte digitali che daranno all'utente la possibilità, la matematica certezza di poterle esibire a livello internazionale, che quindi sia una carta valida a tutti gli effetti, perché con la vecchia carta cartacea purtroppo non in tutti i paesi si poteva andare, perché non tutti i paesi la riconoscevano come documento valido, invece con questa sicuramente questi inconvenienti non ci saranno più. E per i bambini fino a 3 anni di età questa carta d'identità elettronica avrà una validità di 3 anni, da 3 anni a 18, di 5, da 18, quindi nel momento in cui si diventerà maggiorenne avrà una durata di 10 anni. Teramo è uno dei primi comuni a mettere in atto la carta d'identità elettronica, è un primato che ci vogliamo prendere, perché così è, si tratta di venire qui in comune, di svolgere alcuni adempimenti amministrativi e poi la carta d'identità potrà essere inviata addirittura a casa. Il costo è di 22 euro, di questi 22 euro 16 euro vanno al governo, quindi è bene specificarlo, per noi sono i diritti di segreteria, quindi 5 euro, però si avrà questa carta d'identità. Tra l'altro abbiamo iniziato un'iniziativa insieme all'AIDO per la donazione degli organi, oltre 300 sono state le adesioni a questa iniziativa, per cui accanto alla carta d'identità elettronica c'è anche una bella notizia che la città di Teramo è sensibile a questo grande obiettivo, a questa bella iniziativa che è quella della donazione degli organi.